Signor Sindaco, una giornata importante per Noli. Come possiamo definirla, insomma, questa giornata per Noli, ma non solo? A questo punto direi una bella giornata, perché avevo qualche timore, ce l'avevo, dico, non si sa mai che qualche testa calda da una parte o dall'altra, invece è andato tutto bene e tutto nel migliore dei modi. È una bella giornata, è una giornata di ricordo, è una giornata d'amore, di amore per una ragazzina che è stata violentata e uccisa subito dopo la guerra. E lei, come tanti altri, hanno subito queste atrocità. Infatti la targa sotto è a ricordo di tutti i bambini che hanno subito delle atrocità. E io spero che non ce ne siano altre, però purtroppo nel mondo ogni giorno si legge e si ascoltano delle cose atroci. Ripeto, è stato un atto d'amore voluto dal mio consigliere comunale e da me, un atto d'amore che può forse servire a una certa riappacificazione dopo 72 anni, sarebbe ora. Ecco, ha parlato di un ricordo per tutti, non solo di una fazione, un segnale, un messaggio che forse non è passato immediatamente. No, non è passato immediatamente perché non si è voluto far passare, anche perché in effetti quello che c'è scritto, la versione definitiva, è adesso. Da domani io spero che chi leggerà la targa dice sì, però poi non era così di parte. Ecco, in un contesto storico insomma, che ha creato delle polemiche, c'è il timore che questa targa possa essere danneggiata in futuro? Gli sciocchi ci sono sempre, i timori, ma io non avrei tanto timori. Comunque noi abbiamo un servizio di telecamere, io spero che non ci siano degli sciocchi, perché sarebbe proprio, ma non da sciocchi, da cretini, però purtroppo, come diceva un proverbio, la mamma dei cretini è sempre incinta. Speriamo che vada in menopausa.